Radio Radicale, siamo con Antonio Misiani del Partito Democratico per parlare un po' di questa ripresa sostenuta a condizioni, diciamo, difficili di finanza pubblica. Oggi sono stati resi noti i dati che riguardano il rapporto deficit-PIL e il debito pubblico, di fronte a una crescita che è abbastanza sostenuta. Allora, molti hanno ironizzato sul fatto del numero di crescita del PIL atteso per quest'anno di fronte ad alcune crisi aziendali e qualcuno ha parlato ironicamente di crescita senza lavoro. Allora, dobbiamo essere preoccupati sia per il ritorno dell'inflazione che per alcune situazioni spiacevoli come anche quella di ITA. La crescita è molto sostenuta, quest'anno dovrebbe essere pari o forse superiore al 6%, però non dimentichiamoci che viene dopo il meno 8,9% nel 2020 e quindi dovremo attendere l'inizio del 2022 per un recupero pieno di quanto abbiamo perso nell'anno della pandemia. Ciò detto, non possiamo sottovalutare una serie di segnali. Dal punto di vista occupazionale, a dire la verità, c'è sempre un ritardo tra i dati macroeconomici sull'andamento della produzione e quelli occupazionali. Ciò nonostante c'è un recupero anche dal punto di vista dell'occupazione, dell'andamento degli indicatori del mercato del lavoro, anche se tuttora, nonostante la ripresa in atto, mancano alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro rispetto ai livelli pre-crisi. Bisogna tenere alta l'attenzione, gestire le crisi aziendali in atto, anche cambiando le regole, come noi del Partito Democratico sosteniamo da tempo, sulle delocalizzazioni e ci aspettiamo che in tempi brevi il governo porti queste nuove regole nell'ambito della conversione del decreto crisi d'impresa. È necessario andare avanti sulla riforma degli ammortizzatori sociali, perché comunque abbiamo molti settori dell'economia che sono ancora indietro, sono lontani dal recuperare i livelli pre-Covid e in quei settori è necessario avere una rete di protezione sociale efficace ed efficiente. Allora, possiamo dire su come si sta muovendo il governo di fronte ad alcune crisi aziendali? Allora, qualcuno ha accusato il governo di non essersi mosso adeguatamente dopo che è stata rimandata al mittente la mail di licenziamento alla GKN. Allora, bisognava convocare le parti oppure permettere a GKN di andare avanti per la sua strada con il dialogo, tra virgolette, con i sindacati? Su GKN si è pronunciato il Tribunale del Lavoro di Firenze con una sentenza molto importante che ha stabilito un principio di fondamentale importanza. Non si può chiudere dalla sera alla mattina avvisando i lavoratori del licenziamento via mail o via WhatsApp, è necessario seguire un percorso di consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, come previsto dalla normativa. Quindi l'azienda deve sedersi attorno ad un tavolo, discutere con le parti sociali, con il governo, sul da farsi su questa crisi aziendale, come è necessario che avvenga anche in tutte le altre crisi, che sono aperte in giro per l'Italia. Poi, ripeto, è necessario cambiare il quadro regolamentare perché la normativa non è adeguata ad una gestione ordinata di queste crisi, come dimostrano alcune vicende che si trascinano senza esito da tantissimo tempo. Il governo deve rispondere con una nuova normativa. C'è una proposta prodotta dal ministro Orlando che è stata condivisa dal Ministero dello Sviluppo Economico e in questi giorni al tavolo di Palazzo Chigi noi ci attendiamo come Partito Democratico che la vicenda abbia un esito positivo e si traduca in norme di legge. Ecco, è preoccupato per l'inflazione. Allora, ci sono alcuni fattori che alimentano questi timori. Allora, la riforma del fisco, che in un primo tempo avrebbe dovuto contenere anche la riforma del catasto, che non rientrava esattamente nella delega che era stata licenziata dal Parlamento, l'aumento dell'energia elettrica, delle materie prime, l'aumento appunto anche del prezzo dei carburanti. Allora, che cosa sta succedendo? Ci sarà una politica di calmierizzazione dei prezzi? In che termini si potrà attuarla nel rispetto delle regole del mercato? Il tasso di inflazione in Italia è di poco superiore al 2%, è cresciuto, ma non è ancora un livello allarmante.
ed è quasi per intero soprattutto legata a questa crescita dell'inflazione all'andamento dei prezzi energetici. Al netto dei prezzi energetici oggi l'inflazione in Italia sarebbe dello 0,6%, quindi un livello assolutamente trascurabile. Bisogna intervenire su l'effetto che il rincaro dei prezzi del petrolio e del gas hanno sulle bollette elettriche. Il Consiglio dei Ministri di questa settimana dovrebbe deliberare un intervento consistente, come richiesto a gran voce anche dal Partito Democratico, riducendo gli oneri di sistema e spostando quindi sulla fiscalità generale una quota molto consistente di aumenti che altrimenti rischiano di penalizzare fortemente i bilanci delle famiglie e di compromettere una ripresa economica che invece è superiore alle aspettative. Adesso come giudica il caso della trattativa per il decollo tra virgolette di ITA? Allora, abbiamo visto che qui c'è stato uno scontro molto forte. Allora, molti si sono interrogati, dice, se una società di proprietà dello Stato non riesce ad organizzare una ripresa, come si può pensare di dare vita a una ripresa sostenuta se questo succede in una società dove addirittura viene denigrato il simbolo di un asset importante e di un vettore importante per l'immagine del nostro paese? I governi Conte bis prima e Draghi poi hanno messo in campo risorse importanti per la tutela di un vettore nazionale del trasporto aereo e hanno negoziato duramente con la Commissione europea. Siamo all'ultimo miglio, è necessario gestire questo ultimo miglio con senso di equilibrio. Noi riteniamo che non sia accettabile che una società pubblica esca dal contratto collettivo nazionale di lavoro, lo stiamo dicendo chiaramente e sarà questo il contenuto di una mozione che in questi minuti viene presentata alla Camera dei Deputati e firmata anche dal Partito Democratico. Naturalmente è chiaro che il costo del lavoro di un'azienda che riparte deve essere compatibile con gli equilibri finanziari e dobbiamo naturalmente rispettare gli impegni assunti dopo questo duro negoziato con la Commissione europea che riguardano un tetto massimo di dipendenti che in prima battuta possono essere assunti dalla nuova compagnia per poi fare crescere questo numero nel periodo successivo. Si poteva essere più tempestivi per un decreto sul costo delle bollette, quando ci sarà e soprattutto cosa si aspetta lei dal governo? Ma se verrà approvato questa settimana saremo assolutamente in tempo rispetto a quelle che è la tempistica di un eventuale aumento delle bollette. La sua ricetta qual è? Agire sugli oneri di sistema o su altri fattori della bolletta, addirittura togliere anche il canone TV dalla bolletta? No, canone TV non ha alcun impatto sul costo della bolletta, anzi averlo inserito in bolletta ha permesso di abbattere l'evasione dal 36% a meno del 10%. Quindi noi siamo per mantenerlo in bolletta. Dicevo per l'effetto psicologico. No, cioè, è un'esperienza positiva e noi la difendiamo. Per quanto riguarda invece le bollette in senso stretto bisogna fare tre operazioni. La prima è un intervento di emergenza, di abbattimento degli oneri di sistema per limitare al massimo l'aumento delle bollette. Poi dobbiamo fare un'operazione strutturale di ripensamento delle bollette perché oggi sulle sole bollette elettriche sono caricati 14 miliardi di euro di oneri impropri tra incentivi sulle rinnovabili, incentivi per le imprese energivore e quant'altro. E un pezzo molto consistente di questi 14 miliardi va strutturalmente spostato sulla fiscalità generale. La terza operazione strategica da fare è accelerare sulle rinnovabili, perché noi oggi siamo molto dipendenti dal petrolio e dal gas. 80% del fabbisogno energetico italiano è importato e appena salgono i prezzi ne risentono immediatamente le bollette. Sviluppare le rinnovabili vuol dire investire sull'eolico e sul fotovoltaico, cioè sul vento e sul sole, che sono cose che non importiamo, le abbiamo. I costi di produzione delle fonti rinnovabili si sono molto ridotti negli anni, sono competitive ormai con le fonti fossili. Spingere sulle rinnovabili vuol dire innanzitutto rispettare quello che abbiamo scritto nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e nel PNRR, che vuol dire portare la potenza installata da 55 a 120 giga e insomma cambiare passo rispetto a quanto è accaduto in questi anni, perché noi installiamo meno di un giga all'anno, ne dobbiamo installare 6,5 nei prossimi 10 anni. Bene, grazie come sempre Antonio Michiani del Partito Democratico. Grazie a voi.